voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica canotta molto sportica che ho deciso di chiamare Lime. Per poterla realizzare io ho utilizzato un filato nuovissimo della DMC che si chiama Eco Vita ed è fantastico, a parte perché si lavora benissimo, ma è leggerissimo, veramente da addosso non si accusa proprio, ma ha anche altra particolarità: non solo è formato da tutto cotone riciclato, filati riciclati, ma soprattutto questa bellissima fascetta, in realtà sono due fascette, una di qua e una di qua che vedete, si possono immergere nell'acqua in quanto sono saponate, quindi rilasciano un sapone con cui potete lavare la vostra creazione. Non è fantastico, non è un ecosostenibile e vi dico anche che profuma tantissimo. Infatti ho la mia stanza piena di questo profumo per i gomitoli con cui ho fatto le foto. Comunque voglio farvi vedere anche altri filati presenti sul sito, anche altri colori presenti sul sito, ce ne sono veramente tanti, ne ho circa forse una ventina, però questi sono alcuni dei colori che mi piacciono di più, a parte quello che ho usato che è molto brioso, ma abbiamo anche questi colori, ma a questi si aggiungono anche colori come il corallo, il grigio, il verde, tipi di viola, tipi di lilla, tipi di rosa, quindi veramente ce ne sono tantissimi da raccontare, potete scegliere. E vi dirò anche un'altra cosa: ha un ottimo metraggio, ogni gomitolo è da 100 grammi e io per realizzare questa maglietta ho utilizzato solo due gomitoli, quindi 200 grammi. Taglia M e taglia L ve ne occorrono 300, questo perché per una taglia M ve ne occorre veramente poco del terzo gomitolo, in quanto a me comunque del secondo me ne è avanzato, quindi io vi direi 3 gomitoli, ma del terzo gomitolo ne dovrete usare ma direi quasi la metà, mentre per una taglia L 3 gomitoli vanno più che bene. Taglia XL, naturalmente in questo caso vi consiglio 4 gomitoli. Per quanto riguarda l'uncinetto utilizzato, ho lavorato con un 104,5, quindi in descrizione vi lascerò sempre il link al mio sito, appunto per poter accedere a questo fantastico filato. Per quanto riguarda invece la lavorazione, semplicissima: quando si lavora il sotto sono due giri che vanno sempre ripetuti, quando si lavora il sopra sono 4 giri che vanno ripetuti, quindi in tondo si lavora sotto, potete fare a molta più larga, naturalmente io nel tutorial vi spiego tutto. Una volta arrivati agli scalfi si divide la parte dietro dalla parte avanti, si vanno a lavorare separatamente e poi si cuciono sulle spalle, quindi semplicissima, perfetta per fare una cosa molto easy, molto veloce da utilizzare tantissimo quest'estate. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial. Per poter realizzare la nostra canotta io ho deciso di utilizzare il filato nuovissimo della DMC Linea Eco Vita. Il colore che ho scelto io è questo bel colore verde lime, che è il colore 138, e lavorerò con l'uncinetto del numero 4,5. Allora vi dico subito, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8 e io per la mia maglia, per la mia canotta, ho montato 120 catenelle. La lavorazione quindi multiplo di 8, 120 catenelle, misura circa 82 cm di larghezza, lavorando con un 104,5. Per una taglia M io vi consiglio di aumentare di almeno 2 se non anche 3 motivi, quindi o di 16 o di 22 catenelle, no, 24 catenelle, scusatemi, o 16 o 24 catenelle. Mentre per quanto riguarda una L io direi di aumentare di almeno 32 se non anche 40 catenelle, quindi ricordatevi sempre multiplo di 8, ogni 8 corrisponde a un motivo. Io ho montato 120 catenelle. Naturalmente vi consiglio sempre la stessa cosa, andate a misurare o la larghezza dei fianchi o la larghezza del seno in base a cosa avete più grande e mettete tante catenelle per arrivare a quella misurazione, ricordandovi che il multiplo è multiplo di 8. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro. I giri da fare sono due che vanno sempre ripetuti, quindi o vi alzate con una catenella o fate come me, entrate direttamente e andiamo a fare una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, saltiamo 3 catenelle e ricominciamo da capo, quindi entriamo nella quarta e andiamo a fare una maglia bassa. 4 catenelle, saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta e andiamo a fare una maglia bassa. 4 catenelle,
Saltiamo 3 catenelle, entriamo nella quarta e andiamo a fare una maglia bassa. Continuiamo così quindi per tutto il nostro giro. 4 catenelle, si saltano 3 catenelle di base e si va a fare una maglia bassa. Sto per terminare il giro, ho fatto l'ultima maglia bassa. Per terminare il giro prendo il filo, vado nella maglia bassa e vado a fare una maglia alta. A questo punto possiamo iniziare il secondo giro. Rientro dentro l'archetto e vado a fare una maglia bassa. Mi alzo con una catenella, prendo il filo e vado a fare 2 maglie alte non chiuse. Una, due. Chiudo le maglie alte insieme, 2 catenelle, prendo il filo, rientro nella stessa archetto e vado a fare 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 2 catenelle, vado nell'archetto successivo e vado a realizzare una maglia bassa. 2 catenelle, prendo il filo, vado nell'archetto successivo e vado a fare 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 2 catenelle, una, due. Prendo il filo, rientro e di nuovo vado a fare 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre e le chiudo insieme. 2 catenelle, vado nell'archetto successivo e come ho detto si ricomincia da capo. Maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo e di nuovo 2 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. Le chiudiamo insieme. 2 catenelle, prendiamo il filo, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse. Una, due, tre. E le chiudiamo insieme. 2 catenelle, archetto successivo e di nuovo maglia bassa. 2 catenelle e di nuovo i gruppi di 3 maglie alte. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il secondo giro. Ancora insieme. 3 maglie alte non chiuse. Una, due, 3 e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse. Una, due e 3. 2 catenelle, entriamo nell'archetto di maglia bassa e facciamo, scusate, facciamo la maglia bassa. Adesso dobbiamo chiudere il giro. Quindi 2 catenelle, entriamo dove abbiamo le maglie alte chiuse insieme, andiamo a fare una maglia bassissima. Adesso dobbiamo riandare a fare il primo giro. Allora, io ho terminato di fare la lunghezza della mia maglia, quindi arrivare agli scalfi, ho ripetuto i 2 giri per 21 volte, quindi dal basso fino all'alto ho ripetuto il giro per 21 volte. Adesso si deve andare a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori, io sono andata a contare i miei gruppi di due, i miei ventagli di 3 maglie alte e ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avanti, mentre dietro ne ho 7 perché ho un numero dispari, quindi mi raccomando. Se avete un numero pari, io quindi ho 15, quindi 7 dietro e 8 avanti. Se invece avete un numero pari, quindi tipo 16, 8 dietro, 8 avanti, quello dispari va sempre messo sul davanti perché ricordate che noi davanti abbiamo il seno, quindi tendiamo sempre a mettere la maglia a stringere sul davanti, quindi quello motivo in più va sempre sul davanti. A questo punto possiamo andare quindi a lavorare i nostri giri che non saranno più 2 ma diventeranno 4 perché lavoreremo in giri di andata e ritorno. E io ho deciso di fare in questa maniera. Lavorerò fino ad arrivare all'altezza degli scalfi e vi faccio vedere appunto come andare a fare la nostra lavorazione di giri andata e ritorno. E andiamo direttamente a fare, come potete vedere, io non ho spezzato il filo, ho messo il marcatore prima del mio gruppo, quindi entro direttamente qui o vado direttamente sopra il gruppo di 3 maglie alte, ma io preferisco per il momento entrare qui e a questo punto vado a lavorare il mio solito giro, quindi primo giro andiamo a fare 4 catenelle, saltiamo tutto, andiamo nell'altra parte. 4 catenelle, saltiamo tutto, andiamo prima del gruppo di 3 maglie alte. 4 catenelle, saltiamo tutto e andiamo dall'altra parte. Quindi continuo a lavorare normalmente il mio primo giro. Sto per terminare il giro, quindi vado sempre a fare le mie 4 catenelle.
Vado subito dopo il gruppo di 3 maglie alte, vado a fare la mia maglia bassissima, la mia maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro. Per andare a fare il nostro secondo giro, andiamo a realizzare in questa maniera. Ci alziamo e andiamo a fare 3 catenelle. Rientriamo dove abbiamo la maglia bassa, andiamo a fare altre 2 maglie alte non chiuse. Una, due, chiudiamo insieme. 2 catenelle, entriamo nell'archetto di 4 catenelle e facciamo la maglia bassa. 2 catenelle, torniamo a lavorare normalmente come abbiamo sempre lavorato. Quindi andiamo nell'archetto di 2 catenelle, andiamo di 4 catenelle, andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme. 2 catenelle, rientriamo altre 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. 2 catenelle, si ricomincia da capo e procediamo così, quindi per tutto il nostro secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e come iniziare poi il terzo. Quindi per adesso torniamo a lavorare normalmente come abbiamo lavorato fino adesso. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nell'ultimo archetto di 4 catenelle, faccio la maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, una, due, tre e le chiudo insieme. Mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il terzo giro. Ci alziamo con una catenella, rientriamo dentro le 3 maglie alte chiuse insieme e facciamo una maglia bassa in questa maniera. Andiamo a fare un'altra maglia bassa nell'archetto di 2 catenelle e poi andiamo a procedere normalmente, quindi 4 catenelle, saltiamo la maglia bassa, andiamo prima delle 3 maglie alte chiuse insieme e facciamo la maglia bassa. 4 catenelle, saltiamo i due gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, facciamo maglia bassa. 4 catenelle e continuiamo a lavorare così fino al terzo giro, fino alla fine del terzo giro. Vi farò vedere come terminare il terzo giro e come iniziare poi a fare il nostro quarto e ultimo giro. Stiamo terminando il nostro terzo giro, vado a fare 4 catenelle, entro nell'archetto di 2 catenelle prima delle 3 maglie alte chiuse insieme, poi vado nelle 3 maglie alte chiuse insieme, dove avevo anche in realtà la terza catenella, e vado a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, entriamo nell'archetto, andiamo a lavorare normalmente le nostre 3 maglie alte non chiuse. Le chiudiamo insieme, 2 catenelle, rientriamo altre 3 maglie alte non chiuse. Le chiudiamo, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, si ricomincia da capo, quindi si lavora normalmente come abbiamo lavorato fino adesso quando facciamo i nostri gruppi di 3 maglie alte, i nostri due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme. Continuo la lavorazione, vi farò vedere come terminare e come poi rifare di nuovo il primo giro, giusto per avere un'idea più precisa. E poi naturalmente si procederà fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Sono ancora indecisa se andare a fare poi delle micro spalline, tipo magari fare solo 2 giri su 2 motivi. Devo ancora un po' decidere, per adesso continuo a lavorare in questa maniera. Quindi vi farò vedere appunto come terminare il quarto e ultimo giro. Sto per terminare anche il mio quarto e ultimo giro, catenella di separazione, entro dove ho l'ultima delle mie maglie basse, vado a fare una maglia alta. E adesso si ricomincia dal primo giro e io vado a fare in questa maniera. Rientro direttamente dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 4 catenelle. E vado direttamente dopo le 3 maglie alte, i due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme, vado a fare la maglia bassa. 4
4 catenelle, di nuovo salto la maglia bassa e vado direttamente nell'archetto successivo e si continua così. Quindi questi sono i nostri giri da ripetere, i nostri 4 giri da ripetere fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Io vi dirò quante volte ho ripetuto questi 4 giri, se l'ho ripetuti del tutto, se gli ultimi 2 giri sono andata a fare delle micro spalline. Devo, come vi ho detto, devo ancora decidere. Detto ciò, quindi ci vediamo dopo. Ho terminato anche la parte avanti e la parte dietro, ho ripetuto i 4 motivi per 4 volte, 1, 2, 3 e 4, e poi sono andata a cucire dall'esterno verso l'interno soltanto per 5 cm, sia da questa parte che da quest'altra parte, in modo tale che avanti, come potete vedere, avendo il motivo di più, viene un po' tonda. Non farò alcun tipo di bordino, lascerò la maglia così come è venuta, quindi anche questa maglia è terminata.